Domenica in diretta movimentata. Mara Venier, non so cosa accadrà oggi. La conduttrice di Domenica in ironizza, non so cosa può succedere con Pio e Amedeo. Puntata ricca di ospiti quella di Domenica in che Mara Venier ha condotto oggi, 17 dicembre, come sempre a partire dalle 14.00 su Rai 1. Una puntata che Mara ha lanciato nel tradizionale collegamento fatto con il TG1 attorno alle 13.55, nel quale ha ricordato ai telespettatori tutti i protagonisti che sarebbero intervenuti del corso della diretta, dicendo anche: con Pio e Amedeo non so cosa succederà. Finito il telegiornale e la pubblicità in onda dopo, la trasmissione è iniziata ufficialmente e in studio è subito apparso il numeratore di Telethon, a proposito del quale Mara ha ricordato: la maratona si chiuderà questa sera con un appuntamento speciale di Tale e Quale, dal titolo Natale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Invitando ovviamente tutti i telespettatori a fare donazioni per sostenere la ricerca contro le malattie rare. Mara Venier, alla fine della puntata avremo al telefono Luca di Montezemolo. Prima della fine dell'anteprima, la conduttrice di Domenica in ha inoltre annunciato che attorno alle 17.00, sul finire della trasmissione, sarebbe intervenuto telefonicamente Luca di Montezemolo per fare un po' il punto sulla campagna di raccolta fondi che, al momento dell'inizio della diretta, vedeva già raccolti oltre 24 milioni di euro. Grandi ospiti in questa puntata. Da Anna Oxa a Wanda Nara, ma anche Pio e Amedeo, Jerry Calà e Massimiliano Gallo. Ha ricordato inoltre, tali ospiti sono stati annunciati in rete giorni fa. Ultima diretta del 2023 per Mara Venier, che in settimana registrerà le puntate del 24 e del 31 dicembre. Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, quella di oggi è stata l'ultima diretta dell'anno per la conduttrice di Domenica in, che entro venerdì registrerà le puntate in onda il 24 e il 31 dicembre, rispettivamente vigilia di Natale e di Capodanno. Tornerà poi in diretta il 7 gennaio, all'indomani della fine delle festività natalizie. Mara potrà così concedersi un po' di meritato riposo lontano dalle telecamere dopo i successi ottenuti tutte le domeniche in questa prima parte di stagione TV, proseguendo poi le dirette fino alla fine di maggio o all'inizio di giugno.